al via da oggi a Pescara il G7 Italia, evento in programma fino al 24 ottobre. Ci sono anche altre iniziative collaterali, tra le quali il B7 Italy organizzato da Confindustria e molto altro, ma ci colleghiamo in diretta con Luca Pompei per tutti i particolari. Buon pomeriggio Luca, a te. Sette ministri degli esteri da Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Giappone, Italia, 30 delegazioni straniere da paesi in via di sviluppo, soprattutto dall'Africa, per il G7 sullo sviluppo. Nel pomeriggio, tra l'altro, l'arrivo delle delegazioni da Libano, Palestina e Israele, segno che questo G7 volge lo sguardo anche alla situazione esplosiva in Medio Oriente, con la speranza che da qui possa partire un segnale di pace. Intanto, tra poco lo sentiremo direttamente dalla voce del ministro Tajani, già pronto un imponente piano umanitario con l'iniziativa tutta italiana del Food for Gaza. Cibo e medicine devono entrare più velocemente negli scenari di guerra. In mattinata, tra l'altro, dicevi anche tu nella sala consiliare del comune di Pescara, il B7 organizzato da Confindustria su cooperazione e sviluppo sostenibile in Africa, non più terra da sfruttare, ma occasione di collaborazione, come sentiremo anche dalla presidente del B7, Emma Marcegaglia. Gigliola, c'è anche il G7 del dissenso con la manifestazione di protesta di associazioni, sindacati, partiti come Rifondazione Comunista che hanno manifestato questa mattina proprio a due passi dal comune di Pescara. Per loro il G7 è solo una vetrina senza contenuti e senza soluzioni per le tante problematiche che affliggono il nostro paese. Gli incontri, come dicevi tu, sono tantissimi, lo avete visto anche dalle immagini, l'accoglienza del ministro Tajani ai suoi colleghi provenienti da sette paesi più industrializzati al mondo presso lo scenario suggestivo dell'Aurum di Pescara, subito al lavoro già nel working lunch di qualche minuto fa, e nel pomeriggio, come abbiamo detto, l'arrivo tanto atteso delle delegazioni da Libano, Palestina e Israele. Iniziamo allora con i nostri contributi, Giuliola, se me lo consenti, e partirei proprio dal ministro degli esteri Antonio Tajani, che proprio 13 mesi fa qui da Pescara aveva annunciato questo grande appuntamento che si sta svolgendo in maniera del tutto regolare con l'impegno delle forze dell'ordine, della protezione civile del comune di Pescara, l'organizzazione complessiva della Pomiglio Blum davvero impeccabile. Allora andiamo a sentire subito il ministro Tajani, poi linea a te. L'obiettivo è quello di cercare di dare risposte concrete. L'Italia già l'ha data attraverso il progetto Food for Gaza, abbiamo già consegnato decine di tonnellate di materiale alimentare e sanitario a Gaza, è già stato distribuito, ne partirà altro venerdì da Genova, 15 tir che abbiamo acquistato per portare il materiale e poi per distribuirlo, quindi rimarranno lì, li abbiamo dati al PAM, al Programma Alimentare Mondiale. E attraverso la Giordania manderemo altri beni, molti sanitari, grazie all'azione della Croce Rossa. Quello che ho ottenuto ieri in Israele è l'assicurazione che i tir italiani passeranno e potranno entrare a Gaza, quindi avremo un percorso agevolato per gli aiuti umanitari che vengono dall'Italia. Questo grazie al lavoro diplomatico che abbiamo fatto. Dunque, queste le parole del vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, nelle dichiarazioni alla stampa e a Luca Pompei insieme al nostro operatore Diego Martelli. Però, come Luca Pompei anticipava, abbiamo seguito anche il B7 Italy, in programma oggi proprio a Pescara in concomitanza con il G7. Luca, avevi già anticipato i contenuti, chi hai ascoltato?
Sì, non lasciamo indietro nessuno, questo è il claim del B7 di questa mattina, sala consigliere del Comune di Pescara. Abbiamo ascoltato la presidente della B7 Italy 2024, Emma Marcegaglia, e una battuta anche al padrone di casa, il presidente di Confindustria Medio Adriatico Abruzzo, Silvano Pagliuca, che andiamo ad ascoltare. Presidente Marcegaglia, cooperazione internazionale ma anche sviluppo sostenibile, il claim parla di non lasciare nessuno indietro, e questo è lo scopo di questo importante appuntamento. Sì, lo scopo di questo appuntamento è proprio parlare di cooperazione, soprattutto nei confronti dei paesi in via di sviluppo, i paesi poco sviluppati, con un occhio particolare all'Africa, visto anche la nostra posizione geografica come Italia. L'idea è proprio questa, è quella che bisogna cambiare anche un po' approccio, no? Non avere una approccio paternalistico, un approccio solo come dire aiutiamo, ma l'idea è anche come imprenditori di mettere a disposizione le nostre capacità, fare joint venture nei paesi in via di sviluppo, aiutare a sviluppare un'industria manufatturiera locale, ma ovviamente poi parleremo anche di aspetti più diciamo significativi dal punto di vista etico, ma quindi anche di sicurezza alimentare, come diceva lei, di lotta ai cambiamenti climatici. Purtroppo questi paesi oggi sono quelli più colpiti, no, dal tema dei calmamenti climatici. Quindi diciamo una parte etica, una parte diciamo di sviluppo, e le due cose sono unite. Se non c'è sviluppo non si riesce nemmeno poi a diciamo a aiutare questi paesi dal punto di vista della democrazia, dal punto di vista della sanità, dal punto di vista dei diritti. Quindi l'idea è, noi come impresa siamo parte integrante della cooperazione, ripeto, non più in una logica un po' volontaristica e paternalistica, ma in una logica invece industriale di progetti, di joint venture da fare insieme. L'aspetto davvero interessante è che non c'è più la logica dello sfruttamento ma della collaborazione. Esattamente, proprio questo, cooperare insieme, no? Quindi non andare in Africa a prendere le materie prime, l'energia, ma lavorare con l'Africa anche sullo sviluppo della loro manifattura, sull'aiuto alla loro sanità, alla loro lotta ai cambiamenti climatici, e ovviamente poi in una logica di cooperazione anche lavorare sulle materie prime, ma prima dobbiamo dare e poi prendere, non come è stato in passato che si andava a prendere e poi nulla rimaneva lì. Il tema del piano Mattei, se vuole, è anche questo, no? Cioè, diciamo ispirandosi a Mattei, che ruppe, no, il mercato diciamo e il settore del petrolio, dicendo lasciamo una parte dei beni e dello sviluppo in questi paesi. Quindi la logica è proprio questa. Presidente Silvano Pagliuca, come la nostra regione può inserirsi in questo ambizioso e importante progetto di collaborazione e cooperazione? Alla nostra regione, insieme a tutte le regioni d'Italia, si devono inserire in questo percorso fondamentale che ci avvicina ai paesi emergenti. Basti pensare che alla posizione geografica dell'Italia, che è un land bridge di collegamento tra l'Europa verso l'Africa e verso il Medio Oriente, dove appunto insistono i paesi emergenti e con i quali dobbiamo assolutamente cooperare. Questo appuntamento davvero storico per la nostra regione e anche per Confindustria Medio Adriatico. Sì, direi che è una grande opportunità, tra l'altro non solo per Pescara ma per tutto l'Abruzzo. È un evento importante, avremo modo di parlare con ospiti illustri e quindi il tema verrà affrontato nei dettagli. Direi che quindi questo rende tutto molto interessante.